Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi continuiamo la nostra carriera con MotoGP 20. Siamo al circuito di Catalunya per il Gran Premio Monster Energy. Prima di andare ad effettuare le qualifiche, vi faccio vedere lo sviluppo, va avanti per quanto riguarda il telaio e il motore. Abbiamo superato il livello 1 di sviluppo, ora siamo nella fase 2 di sviluppo. Lo staff tecnico lascio quello che ho, ma adesso andiamo a disputare le qualifiche e quindi andiamo subito nella Q2 per tentare l'attacco al tempo, alla pole position. Nel frattempo del caricamento vi ricordo come sempre di lasciare un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale attivando la campanella così non vi perderete neanche un appuntamento di questa carriera con MotoGP 20. Se vi va anche condividete il video con i vostri amici tramite WhatsApp, Telegram, Ci Messenger. ricolleghiamo in attesa dell'inizio della seconda sessione di qualifiche. Abbiamo 18 piloti classificati, ma solo uno partirà dalla pole nella gara di domani. Solo uno partirà dall'Apollo nella gara di domani e saremo noi probabilmente, visto che solo una volta non siamo partiti dalla pole position. Andiamo subito al tracciato, gomme soft. I meccanici portano la moto fuori dal box e il pilota si prepara a salire in sella. Vediamo se dal prossimo giro arriverà qualche informazione interessante sull'assetto scelto. No, qui non credo che ci siano più bisogno di informazioni. Andiamo a fare questo giro per vedere anche la pista di Barcellona. E tentiamo anche l'attacco alla pole position. Ultima curva famosissima per il sorpasso impossibile di Valentino Rossi. E lanciamoci per questo lunghissimo rettilineo. E tentiamo l'attacco all'ennesima pole position. Ecco, giro non valido. Non è una cosa che non voglio in questo momento, poi. Oddio, si è impennata la moto. Guardate qui come si è impennata. Rivediamo il rewind. Visto che poi abbiamo fatto anche il taglio. Curvone lunghissima a destra, dove le gomme del lato destro vanno veramente in sofferenza. E poi non hanno neanche un attimo di riposo che c'è quest'altro curvone. In ingresso stretto e in uscita che si allarga, apre verso questo tornante. Però la stiamo andando bene. Chicane in salita. Ecco, prendiamo taglio, sì, me lo immaginavo. Porca miseria. Ho forzato un po'. Ci rifacciamo. Ora questo mi disturba, guarda, da destra va a, cioè da sinistra va a destra, tanto per mettersi davanti a noi. Rossi, dai, lasciami spazio, che io sono in qualifica. Guardalo, guardalo. Fammi, maledetto, va per superare a lui. Va, 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 come mi devo rovinare il giro della qualifica. Ho fatto sbagliare questa curva. Va bene, se non partiamo dalla pole non succede niente. 1,53, 567.
Mi volevo fare ammazzare, però. Lasciamo perdere, torniamo ai box. Andiamo a vedere in che posizione. Nuovo le immagini dalla corsia dei box dove il pilota sta. Ci andiamo a piazzare. Andiamo direttamente in gara. Termina dunque secondo e ultimo turno di qualifica e noi possiamo finalmente vedere la composizione della Sempre griglia di pole. partenza che ci aspetta nel Gran Premio di domani. Niente, anche se aumento la difficoltà non cambia, sempre pole position. In qualifica sono nettamente più forte, in gara solo a Mugello ho vinto finora, perché sono riuscito a conoscere i punti giusti della pista. Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul circuito di Barcellona, Catalunya, dove tra qualche minuto potrete assistere con noi alla diretta della Moto3. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Bel tempo, bel La tempo. regia ci porta in questo momento sulla griglia della classe Moto3, dove i tecnici stanno sistemando gli ultimi dettagli prima della partenza. Mettiamo la media all'anteriore e l'hard al posteriore. Carburante. Mettiamo 6 litri e siamo pronti per questa gara. Partiamo nuovamente dalla pole position, seguito dal nostro rivale in campionato, Foggia. Ancora qualche istante e il Gran Premio di Catalunya inizierà ufficialmente. In questi momenti i piloti svuotano la mente perché sanno che dovranno dare il 100% dal primo istante. Siamo fortunati, abbiamo l'ombra nella griglia di partenza rispetto agli altri. E via, partiti! Foggia parte sempre a razzo, non c'è niente da fare. Mister Partenza lo potrei chiamare a Foggia. Ho visto qualcuno affacciarsi. Qualcuno ci ha toccato, ci ha fatto sbagliare. Sasaki forse, visto che è caduto. Siamo retrocessi, guardate in che mucchio siamo finiti. Colpa di quel contatto. E ancora. Non so in che posizione sono. Maledetti, maledetti. Niente, questa gara andremo malissimo, questa impressione. Ancora! Mi sa che non ce ne usciamo più da. No, dai! Andiamo più indietro, allora. Attenzione! Perdiamo ancora qualche posizione. Siamo quindicesimi addirittura. Stavo perdendo la motocicletta in accelerazione. Avete visto come ha fatto? Qualche posizione qui. Dietro si sono ammazzati sicuro. No. Quasi. Dobbiamo rimontare qui nel circuito di Catalunya. Ma chi cavolo è questo che mi dà delle sportellate? Non è Arbolino perché è 28esimo. Davanti abbiamo Alcoba. Chi è questo?
No, abbiamo preso il taglio. Voleva ripassare. Dobbiamo fare una rimonta in questi 5 giri qui a Barcellona. Un'altra posizione guadagnata. Curva perfetta. I primi due non so se riuscirò mai a riprenderli. Ma arrivare già terzi è un ottimo risultato. Ottima questa curva, andiamo a riprenderli. Super staccatone qui. Suzuki Antonelli. Facciamo una curva per infilarci poi qui all'interno. Su Antonelli riusciamo, qualche rischio qua con Suzuki. E grazie a quel contatto facciamo un sorpasso qui e poi gli chiudiamo la porta. Poggia 1.54.8, ma 1.54.9. Nel frattempo con la scia Antonelli ci ripassa e noi lo sorpassiamo qui in staccata. Facciamo in modo che non ci superi, infatti dov'è? Ci arrivava addosso. Un po' sbagliato qui. Andiamo a prendere Fenati. Ottima quando siamo al terzo giro. Devo passarlo in questo giro a Fenati. Ottimo il sorpasso, mi sono buttato avanti così non mi sorpassava in accelerazione, anche se sta cercando il sorpasso. Lunghissimo, Foggia è caduto! È caduto Foggia e quindi passiamo in terza posizione grazie al regalo di Foggia che è caduto. Quindi terza posizione acquisita. A questo punto potremmo arrivare anche secondi. Primo no di sicuro. C'è Migno in testa. Attenzione, Migno. Un po' lunghini qui. Abbiamo preso 2 decimi, lasciamolo stare, continuiamo. Mi sa che a Massiano lo prendiamo se non facciamo dei giri buoni. Ok, questa curva fatta molto bene. Mettiamo il power a 2. Così guadagniamo qualcosina. Ottimo no, 4 decimi per un taglio millimetrico.
No, a cagare, avevamo guadagnato. Un po' lunghi. Però sembra che stiamo guadagnando qualcosina. Vediamo se all'ultimo giro riusciamo a tentare un attacco su Masià. Siamo un po' avvicinati. Possiamo sperare. Migno 1,54,8. Noi 1,54,6. Quindi giro veloce l'abbiamo fatto noi. Ah, però forse con il taglio non ce lo dà valido. Che poi è stato un taglio millimetrico, veramente. Abbiamo guadagnato su Masià, ce la possiamo fare per tentare il sorpasso all'ultimo giro su Masià. Siamo vicinissimi. Potrei già tentare un sorpasso qui. Porca miseria, me li immaginavo che si ributtava. E per evitare il contatto ho sbagliato la curva. Cavolo, ho sbagliato pure questa curva. Dai, andiamo all'attacco sul Masià. Staccatone. Ma arriviamo lunghi, niente da fare. Facciamo la traiettoria che abbiamo fatto prima. Un po' troppo. Niente da fare, possiamo tentare l'attacco all'ultima curva. Come Valentino Rossi, però non ci riusciamo forse. E con una sportellata ci siamo presi il secondo posto. Con una sportellata ci andiamo a prendere il secondo posto al circuito di Catalunya. Mentre i piloti completano il classico giro d'onore, andiamo a vedere la classifica finale della gara Moto3. Vince Andrea Migno. E noi in classifica su Masià guadagniamo punti. Foggia perde tantissimo dopo la caduta. Come team siamo sempre quarti. Ci Questo secondo posto è un ottimo risultato sia per lui che per la squadra e lascia sicuramente ben sperare per le prossime gare. sta quasi sempre nello stesso modo. Quando abbiamo vinto nello scorso episodio, vabbè, c'era più esultanza, ma è più o meno la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Quando si vince da più entusiasmo. E direi che usciamo da questo Gran Premio con un buon bottino di punti, un secondo posto conquistato all'ultima curva alla Valentino Rossi. Nel frattempo aumentiamo tutti i nostri punti qui, reputazione, i punti crediti. E anche dati di ricerca. Direi che per questo Gran Premio è tutto. Lo sviluppo prosegue. Il prossimo Gran Premio sarà nel circuito del Sachsenring in Germania. E quindi andiamo a disputare le qualifiche di questo Gran Premio.
Eccoci, eccoci qui ai box per andare a disputare le qualifiche e quindi andiamo subito in I pista. meccanici portano la moto fuori dal box e il pilota si prepara a salire in sella. Vediamo se dal prossimo giro arriverà qualche informazione interessante sull'assetto scelto. Siamo in setting da qualifica e davanti a noi c'è proprio Fenati. Ma porca miseria. Neanche ci ha fatto lanciare come si deve in questa qualifica. Speriamo adesso che non ci sorpassi. Ma in questo circuito bruttissimo, che odiano un po' tutti i piloti. Sbagliamo già la prima curva. Un po' di difficoltà qui. E ora tutto il tratto con queste curve, serie di curve a sinistra. Qui la nostra gomma nel lato sinistro se ne va. A quel paese si frigge completamente. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il guardrail. E ora giù nel lunghissimo discesone. Poi qui in questa staccata che per la Moto 3 è molto leggera, anche se un po' l'ho sbagliata, siamo in lotta per la pole position ma non so se riusciamo a farla. Ce la giochiamo in quest'ultima curva, sfruttiamo tutto. 1.31.870, non so se varrà la pole, lo scopriremo terminando la sessione. Termina dunque secondo e ultimo turno di qualifica e noi possiamo finalmente vedere la composizione della griglia di partenza che ci aspetta nel Gran Premio di domani. Sempre pole position, però solamente 6 decimi questa volta su Masià. E adesso andiamo in Buongiorno, gara. buongiorno e benvenuti sul circuito del Sachsenring. Ancora pochi minuti di attesa e finalmente avrà inizio la gara della Moto3. È stato Previsioni, un lungo weekend bel per i piloti tempo. della Moto3, ma finalmente è arrivato il momento della resa dei conti. Siamo in collegamento con la griglia di partenza, ancora qualche istante e la gara avrà inizio. Usiamo sempre medie e hard per la gara, ormai è il setting migliore. Mettiamo benzina con questa quantità e possiamo andare in gara. Primi, ma sia secondo, mette media soft, medie, tutte medie dietro di me. Speriamo bene. Qui al Sachsenring è tutto pronto per la partenza. La concentrazione è al massimo perché su questa pista è fondamentale non perdere posizione in partenza. Esatto, ha detto bene. Quindi cerchiamo di fare una buona partenza. E via, partiti! Chi è quello? Ha fatto una super partenza quello lì. Maledetto, chi è? Masià? Incidente! Andrea Migno è caduto. Porca miseria, dov'è lì cadevamo? Come si sono buttati! E cade anche Arenas. Passato anche Fenati. Sai che questa gara la vedo durissima. Una pista che non mi piace per niente, anche difficile da fare.
porca miseria, abbiamo sbagliato a centro curva. Questo l'abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo quinti, Foggia, Masià, Antonelli e il secondo sarà Vietti. Mamma mia, dove siamo arrivati? Lunghissimi. No, ho sbagliato, ma anche gli altri hanno sbagliato. Mi sa che mi piazzo in questa posizione. Non credo che riuscirò a recuperarli. A meno che non si danno fastidio. Qua stavolta abbiamo guadagnato qualcosina. Sì, era Vietti. Mi sta andando più piano, rallentando un po' il gruppo. Infatti ha perso la posizione su Foggia e su Masià in questo giro. 1.32.2 è il nostro giro. Abbiamo rischiato per fare il sorpasso sui due. Ma sia che si guarda dietro. Nel frattempo Foggia ci ha ripassati. Guarda Vietti che dove mi buttava a terra. Sono tratti dove vado nettamente meglio di loro e tratti dove io perdo proprio. Infatti, guardate quanto se ne è andato, era molto vicino. Qui proprio li ammazzo. Una toccatina sulla sabbia. Va bene, terzi ci siamo. Vediamo se riesco a recuperare Antonelli e Masià. Infatti gli ho tagliato la strada, Foggia. Finalmente la faccio come si deve questa curva. Infatti guardate quanto gli ho preso. No, 4 decimi di penalità. No! Come ho fatto a cadere? Siamo caduti neanche so come. Lì. Quattro giri su 7, questa è la gara più lunga a livello di giri, ma è una pista corta, bruttissima. Datemi un parere, ragazzi, su questa pista, vi piace, non vi piace, non so se i piloti nel mondo reale come si sono espressi in questa pista.
Comunque in queste due curve guadagno tantissimo su di loro. Sportellata di nuovo a Masià. 1.31 e 9, nuovo record della pista. Abbiamo fatto ottimamente queste curve, quindi era molto probabile che facevamo il giro veloce. Nel frattempo abbiamo riperso la posizione su Masià, in quel punto che odio tantissimo. Abbiamo fatto la traiettoria meglio di lui in uscita. Niente, qua proprio ci fregano alla grande. Aspetta che sto recuperando un attimo Larghini qui. Poggio è distanziato. Ciao Masià! Mi sa che gli abbiamo tagliato anche la strada. Infatti Foggia l'ha recuperato. E dai, 2 decimi per un millesimo di... Cioè, ci ho solo perso. Infatti, guardate Masià come mi tenta di nuovo il sorpasso. Niente, ormai è lotta tra me e Masià. Antonelli non lo prendo più, perché non sono molto bravi in questa pista. No, 6 decimi no, dai. Ho avuto un attimo di impinnamento della moto qui. Niente, siamo caduti perché abbiamo messo le ruote sulla sabbia, ovviamente. Stavolta... Tutte queste posizioni abbiamo perso in un colpo solo. Nel frattempo è caduto Fenati, penso per quel contatto che abbiamo visto prima. Non ho capito che è successo. C'erano le bandiere gialle e quindi non potevo sorpassare. Infatti, guardavano dietro i piloti davanti a me. Di nuovo, niente, serie di cadute in questo momento. Quando siamo al penultimo giro, da secondo siamo passati quinti. Fenati, abbiamo visto che era caduto. Abbiamo benzina a sufficienza per mettere la mappa dura a 2. A questo punto la metto subito. Quindi ne faccio fuori due sicuro. Anche il terzo su Masià. Corpo a corpo con Masià. Vediamo come va a finire questa gara. Qua mi guadagnano una vita. No! Mi sono un attimo distratto e sono finito fuori. Perché qua chi è? Vietti mi voleva dare il sorpasso. Chi è stato quello lì? Maledetto. Guarda di dietro, Foggia. Ma
sorpasso all'ultima curva, vediamo se ci riusciamo. Mamma mia, perfetta questa curva. Ne faccio fuori due sicuro. Colpo a colpo con Masià e cade. Cade Masià. E ci prendiamo il terzo posto. Saluta la telecamera. Chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara. Andiamo a dare No. uno sguardo alla classifica finale della Siamo Moto3. arrivati quarti per 20 millesimi, penso, per la penalità dei due decimi. E va bene, quarto posto in campionato. Siamo sempre i primi. Passa in seconda posizione Denis Foggia, un punto da Masià che è caduto. Vince Antonelli la gara. Come team siamo sempre quarti. Una gara tostissima, corpo a corpo, dall'inizio alla fine con Masià. Questa è la reputazione, i crediti, saliamo ancora. Analisi della percorrenza, beh, non ho superato perché non li ho fatti. E il prossimo Gran Premio sarà quello di Assen. E quindi non mi resta che augurarvi una buona visione del prossimo episodio. In questo episodio siamo stati in Catalunya e Sachsenring. Abbiamo fatto un quarto, un primo, un secondo e un altro quarto posto qui al Sachsenring. Va bene, tutto sommato è andato bene. Ora il prossimo è il circuito di TT Hassen. E quindi non mi resta che dare appuntamento al prossimo episodio. Un saluto a tutti gli appassionati di MotoGP20. Spero che lasciate un bel like. Per non perdervi il prossimo episodio, iscrivetevi attivando la campanella. Un saluto da Velocetto TV. Ciao, ciao a tutti. Ciao.